Se c'è una manifestazione estiva che raccorda le esigenze di visibilità delle aziende locali, la promozione territoriale del comune di Fano e la necessità dei comuni dell'entroterra di captare i flussi turistici della costa per aumentare le presenze, bene, questa manifestazione è itineris. Quest'anno punteremo molto sia sulla qualità, come tutti gli anni, ma anche per internalizzazione, e dove porteremo il discorso all'estero, i nostri prodotti d'eccellenza. L'ottava edizione dei Viandanti del Gusto, con escursioni tra terra e mare, quest'anno tenta di battere il record di presenze, forte delle 2000 persone che lo hanno animato lo scorso anno e delle oltre 40 aziende che offrono ogni tipo di eccellenza territoriale ed esperienza diretta al turista. Il turismo esperienziale, appunto, è la chiave di tanto successo. Poter vedere e toccare con mano magari come si fa una pasta, un formaggio o si creano crete o utensili vari, emoziona e fissa il ricordo della vacanza. L'entroterra del distretto turistico fanese ha nella pluralità la sua carta vincente e poter offrire un'alternativa convincente di qualità alle giornate tutto sole e mare, a chi passa un periodo vacanziero a Fano, alla modica cifra di 5 euro, qualifica l'offerta turistica della città della fortuna.